spostatevi. E quando credono in qualche cosa, e quel qualcosa in questo caso è l'iniquità, l'assurdità, la vergognosità di una tassazione che si abbatte su un mondo già vessato, gli agricoltori non si arrendono mai e vanno fino in fondo con qualunque condizione climatica, con la neve, con la pioggia, vanno a fare quello in cui credono, proteggere la terra e proteggere se stessi. Gli agricoltori già sono ipertassati soltanto nell'anno 2014 da un governo che sembra dare alle imprese agevolazioni e sgravi, e mentre dormi la notte invece ti leva anche il portafoglio. Hanno avuto un aggravio fiscale di oltre 700 milioni di euro, di cui l'IMU è soltanto una piccola componente, ma è la goccia che fa traboccare il vaso. Siamo stati su dal senatore Olivieri, da Brunetta, e ci hanno detto che il mondo agricolo si deve sacrificare. Ma come si deve sacrificare? Noi per il solo fatto di esistere già ci sacrifichiamo e ci siamo sempre sacrificati, perché noi lavoriamo per noi e lavoriamo per tutti. E il presidio territoriale, sappiatelo bene cittadini, senza gli agricoltori tutto fererebbe, ci sarebbero smottamenti continui, alluvioni continue. Noi garantiamo il presidio territoriale con la nostra esistenza, un presidio territoriale che offriamo gratuitamente. Ecco perché è vergognoso tassare una categoria già vessata, già massacrata, e soltanto, ripeto, nel 2014 più 800 milioni di euro di aggravi fiscali. È una cosa vergognosa. E poi l'IMU, ripeto, è incostituzionale e lo dimostreremo. E io spero che tutti gli imprenditori avranno il coraggio di fare quello che farò io, e cioè di ricorrere in commissione tributaria, perché viene violato l'articolo 3, l'articolo 47, l'articolo 53 della Costituzione. L'articolo 3 è quello dell'uguaglianza contributiva. Ci sono delle situazioni in cui terreni che valgono 500.000 euro sono esenti, e terreni che hanno avuto due alluvioni, 8 calamità naturali in 10 anni, devono pagare la tariffa completa. È una cosa vergognosa. E oltre questo c'è la violazione dell'articolo 47 della Costituzione, dove la Costituzione incentiva il risparmio e fa in modo che il cittadino possa mettere da parte. Questa è un'incentivazione all'alienazione del bene, alla vendita del bene, perché se troviamo qualcuno che la terra ce la compra, speriamo di riuscire a vendergliela prima che sia troppo tardi. Abbiamo conseguentemente una svalutazione del patrimonio immobilizzato, e soprattutto quello che è più grave e che il mio collega Rabazzi ha definito giustamente pizzo di Stato è la violazione dell'articolo 53 della Costituzione. Quello che dice che la capacità contributiva deve essere commisurata all'imposizione fiscale. Ma come può un terreno, un agricoltore pagare anche se non ha avuto reddito, anche se ha avuto un reddito negativo? Questa è la violazione palese dell'articolo 53, e io la ritengo la più grande delle vergogne. Bravo! Ecco. Abbiamo visto, lo avete riconosciuto, il presidente di Confagricoltura Grosseto, Antonio Francesco Vivarelli Colonna, che è qui insieme a noi in studio per parlare di agricoltura, e di agricoltura che è diventata un percorso a ostacoli. Ogni volta un problema nuovo, ogni volta una calamità nuova, ogni volta che sembra rialzarsi l'agricoltura viene costretta di nuovo a mettersi in ginocchio. Sembra veramente un percorso a ostacoli, come abbiamo titolato questa trasmissione. Intanto, come è andata a finire? Queste immagini erano di una manifestazione, relativa a una manifestazione di metà marzo, 10 giorni fa. Si parlava di IMU, naturalmente, come si è ben capito. Eravate davanti a Palazzo Montecitorio, e avete parlato con parlamentari, con il ministro. Come è andata a finire? Ma dunque, purtroppo è andata a finire male, come ci aspettavamo, perché l'incontro avuto con il relatore dell'ottava commissione del PD, l'onorevole Oliverio, già ci aveva fatto capire che per l'annata 2014 non ci sarebbe stato più niente da fare. Comunque abbiamo avuto dei positivi riscontri per quanto riguarda la proiezione sull'annata 2015, quindi la volontà di istituire un tavolo di concertazione assieme alle associazioni di categoria, dove ridiscutere completamente l'impalcatura di questa tassazione, che tra l'altro lo stesso relatore Olivero
e qui ho il verbale che lo testimonia, dell'ottava commissione, definisce iniqua, ingiusta, che non tiene conto dell'orografia del terreno, delle zone svantaggiate, delle calamità naturali e che si abbatte soprattutto sui più deboli, cioè quelli che erano svantaggiati ai sensi della circolare del 93 del Ministero delle Finanze, perché se eravamo svantaggiati un motivo ci doveva essere, il fatto che noi siamo molto spesso zone di riporto, zone ex bonifica, zone quindi che quando piove si alluvionano immediatamente, per i quali, per la cui presenza del mondo agricolo bisognerebbe pagare anziché chiedere una tassazione. Quindi se eravamo esenti abbiamo avuto un incremento repentino verticale, una verticalizzazione insopportabile della pressione fiscale che evidentemente ci mette a duro rischio. Cioè un conto è gradualizzare un'imposta, benché io ritenga che sia incostituzionale ed ingiusta, un conto è da zero pagare 100.000. Cioè ovviamente le imprese e gli imprenditori, con tutti i problemi e le avversità congiunturali climatiche a cui sono sottoposti, con questa aggravio fiscale non ce la, rischiano di non farcela più. Ma ecco, il mondo agricolo, un po' la sensazione che si ha chi non conosce, chi non frequenta, insomma, è che alla fine il mondo agricolo sia un limbo in cui le tasse non si pagano, in cui alla fine viene da dire: ma che cosa vogliono questi agricoltori? Alla fine paghino anche loro qualche tassa, insomma. Questa è una delle più grandi assurdità mediatiche e comunicative a cui io spesso sono sottoposto. Soltanto nell'anno 2014 il mondo agricolo, a parte che paghiamo il reddito domenicale, il reddito agrario, gli oneri di bonifica, i balzelli comunali come tutti, poi paghiamo le accise, paghiamo le tasse dirette ed indirette sulla vendita dei prodotti e sull'acquisto. Quindi noi paghiamo tasse come qualunque altra impresa. Ho fatto una simulazione su un'azienda di 300 ettari, si arriva prima dell'imposizione IMU a oltre il 67% di pressione fiscale. Quindi siamo ben al di sopra dei parametri europei e siamo l'agricoltura italiana, quella che a livello europeo paga più di tutti. Comunque, se mi permette, soltanto nell'anno 2014 dal governo Renzi, che sembra dare sgravi, agevolazioni alle imprese e invece senza che tu te ne accorga, io dico sempre, mentre dormi la notte ti leva anche il portafoglio, abbiamo avuto un incremento della pressione fiscale di oltre 767 milioni di euro. Fabbricati rurali strumentali 40 milioni, IMU, TASI, fabbricati rurali abitativi 150 milioni, revisione zone esenti montane e collinari a fini IMU 260 milioni, rivalutazione redditi domenicali agrari 15,5% per 50 milioni, abrogazioni norme IRPEF per mancata coltivazione del fondo 17 milioni, gasolio agricolo 160 milioni. Ci hanno levato pure gli sgravi che avevamo sull'acquisizione del gasolio agricolo. Quindi noi le tasse le paghiamo abbondantemente. Accanto a questo poi si unisce una politica comunitaria, una nuova PAC che ha subito un forte decremento perché l'Italia purtroppo è stata molto debole a livello di imposizione nelle trattative, nei triloghi che si sono effettuati a livello comunitario, abbiamo avuto quindi un 25% di diminuzione dei sostegni comunitari, abbiamo avuto sì a livello toscano un incremento sul secondo pilastro dei piani di sviluppo rurale grazie anche all'assessore Salvatori, però in generale abbiamo avuto una diminuzione di quello che percepiamo e un incremento esponenziale delle tasse che dobbiamo pagare e in più a Grosseto, ex esenti zone svantaggiate, abbiamo avuto in 8 anni 10 dichiarazioni ufficiali di calamità naturali e 2 alluvioni per le quali siamo fatti mancare nulla. Quindi voglio dire, è una cosa ridicola che gli agricoltori non paghino le tasse. Ora, la partita dell'IMU abbiamo visto è andata, sta andando come sta andando, insomma, e evidentemente non c'è ci sono bisogni probabilmente a livello nazionale che impediscono un ripensamento a tutto tondo di questa partita. Però non è l'unico problema che l'agricoltura affronta, insomma, non, giustamente diceva anche nel comizio romano la questione dell'IMU è la goccia che fa traboccare il vaso. In realtà gli ostacoli sono anche altri. Sì, sì. Gli ostacoli purtroppo sono tanti e nonostante che dell'agricoltura si parli sempre in maniera aurea, ovattata, positiva, il ecco, l'agricoltura renziano, è il fiore all'occhiello del paese. Esatto, poi però, nonostante che se ne parli, e questo è quello che disturba tanto anche gli imprenditori, cioè che quando si sente parlare di agricoltura sembra tutto un mondo meraviglioso, un paradiso terrestre, e invece poi quando ci si confronta con i dati statistici regionali e nazionali che sono simili, ci si accorge che in 10 anni hanno chiuso il 42% delle imprese. Ci siamo difesi a Grosseto con il meno 22% proprio perché noi abbiamo una connotazione spiccata dal punto di vista agroindustriale e siamo più organizzati anche a livello cooperativista. Eppure questo dato cozza con questo
i dati invece che fanno vedere un ritorno dei giovani verso l'agricoltura, sì, perché sono aumentate le iscrizioni sia agli istituti superiori di taglio agricolo, sia alle università, insomma, quindi sia alle facoltà di agronomia. Ecco, come si spiega questo ritorno all'agricoltura? Eppure insomma, i problemi ci sono. Ma io, guardi, su questo io ci sto facendo uno studio, perché io ho una figlia e mi domando, ma se io volessi che mia figlia perseguisse la strada che ho continuato io e facesse l'agricoltrice, la spingerei, la spronerei a farlo? E molto spesso, nonostante che sia un appassionato del mondo agricolo, un imprenditore zootecnico e agricolo che veramente vive per l'agricoltura e per la propria azienda, molto spesso mi dico di no. Però mi rendo conto del dato che diceva lei, che stanno aumentando le iscrizioni, che c'è un avvicinamento del mondo giovanile. Si tenga presente che comunque l'Italia a livello europeo, rispetto a Francia e Germania, che ha un ricambio generazionale dell'8-9-10%, non arriva neanche al 5,5%, quindi abbiamo sicuramente dei margini di miglioramento superiori. Poi abbiamo anche una crescita occupazionale, oltre che un avvicinamento dei giovani, che spero troveranno appunto le strade spianate quando saranno più grandi. E il patrimonio occupazionale però io lo spiego con due, diciamo, fenomeni. Uno è l'emersione del nero, che è una cosa giusta che deve avvenire, e un altro è la crisi, diciamo, sistemica, congiunturale, che avversa tutti gli altri settori. Io stesso, che per anni ho trovato molta difficoltà a trovare manodopera italiana, vengo bussato alla porta quasi quotidianamente con la richiesta di lavoro. Cioè, gli italiani che hanno perso il lavoro nell'edilizia, nell'artigianato, nel commercio, si riavvicinano naturalmente. E scoprono che forse anche l'agricoltura può essere, esatto, una fonte di reddito. Sì, ma non so se leggerlo come un dato grandemente positivo. Viene molto spesso, a parte il fatto che nel secondo semestre dell'anno 2014 abbiamo avuto una flessione del 3% dell'occupazione agricola, mentre invece nel primo semestre era stato un dato positivo. Quindi anche quello bisogna guardarlo a lungo termine. Però io credo che si giustifichi con questo ragionamento. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità e poi torniamo a parlare di questi ostacoli che si frappongono tra il voler fare impresa, volerla far bene e il non riuscirci fino in fondo. Grazie. Eccoci di nuovo in onda con Pagina 9 e con il presidente di Confagricoltura, Anton Francesco Vivarelli Colonna. E, tornando Sul tema da cui siamo partiti, la questione dell'IMU, proviamo a fare anche un esempio. Lei prima ha citato un'azienda di 300 ettari, però in realtà poi la maggior parte delle aziende sono molto più piccole e spesso sono aziende che producono grano o producono girasole, ma insomma comunque o alternano le due colture, ma queste sono le piccole aziende del nostro territorio per lo più. Quanto può incidere in un'azienda di questo genere il peso dell'IMU così come è stata applicata? Ma guardi, l'unità poderale media italiana siamo tra gli 8 e i 12 ettari. Per un cerealicoltore grossetano, la media di produzione grossetana, io sono anche presidente di cooperativa, ha proprio il polso della situazione, si attesta attorno ai 28-30 quintali l'ettaro. Quindi abbiamo un fatturato di circa 1000 euro, un fatturato, tenga bene conto di questa distinzione. Non un guadagno. Non un guadagno. Un guadagno che al netto dei costi si aggira intorno alle 100-150 euro nelle annate favorevoli, nelle annate in cui va tutto bene. Va bene, e quindi lei pensi che l'imposizione IMU va dagli 80 ai 120 euro, quindi si passa ad un'incidenza, oltre a tutte le tasse che già gli agricoltori pagano, dell'80-100% soltanto dalla IMU agricola. Quindi questo per farle capire l'iniquità. Cioè va a erodere tutto il guadagno. Quindi praticamente si lavora per niente, si lavora per manutenzionare il territorio, si lavora per amore della propria terra, della propria tradizione, nella speranza che ci sia un futuro migliore, che invece purtroppo, analizzando retrospettivamente l'ultimo quinquennio, invece di essere migliore, peggiora sempre di più. Su questa battaglia dell'IMU, Grosseto è stata, sì, insomma, con Confagricoltura e Grosseto, insieme anche a CIA, è stata come dire, un portabandiera, una fiera in qualche maniera, perché ha smosso un po' le acque, sì, a livello nazionale. Mi viene da chiedere, però, prima lei citava giustamente le politiche europee. Il nostro governo ha spinto molto per avere l'alto commissario per la politica estera, per gli affari esteri, quando si sa benissimo che insomma conta il giusto, perché l'Europa non ha una politica estera vera e propria, mentre invece ha una politica agricola vera e propria, che incide profondamente. E lei diceva giustamente che si è perso molto negli anni. Ecco, forse anche come associazioni non avete fatto abbastanza
in termini di pressione per ottenere che il paese in Europa contasse di più? Perché poi è vero, lei giustamente ricordava, quando si parla di agricoltura, degli agricoltori in Italia, si parla di un fiore all'occhiello, di prodotti tipici, di prodotti che portano alto il nome dell'Italia nel mondo, e poi però per produrli si affrontano tutti questi ostacoli. Ma certamente, più che a livello associativo, diciamo sulle grandi battaglie comunitarie, dove tranne che per l'IMU abbiamo purtroppo una frammentazione sindacale che io mi spiego molto difficilmente, che ha visto solo Agrinsieme, cioè Confagricoltura, CIA, Lega Coop e ConfCoop, animarsi, attivarsi proprio da Grosseto per fare appunto portare avanti queste rivendicazioni a livello nazionale. Per quanto riguarda i grandi temi c'è sempre stata una certa unità sindacale. Più che da parte delle associazioni sindacali, credo che ci sia stata una mancanza di consapevolezza, di consapevolizzazione da parte del mondo della politica. Io mi riferisco ad esempio all'accordo che è stato fatto con il Marocco qualche anno fa, che ha prodotto come risultato il decremento del 50% dell'agricoltura siciliana, come risultato, quindi un crollo veramente totale, non è stato votato dalle associazioni agricole, ma è stato votato da oltre 270 parlamentari, di cui la stragrande maggioranza era anche italiana. Si astenne per fortuna il ministro, allora ministro De Castro. Quindi più che responsabilità del mondo associativo, che sicuramente ne hanno avute tante, e infatti bisogna cercare anche lì di migliorare, di evitare le frammentazioni, soprattutto sui temi importanti, credo che ci sia proprio una mancanza di conoscenza del mondo della politica. Se lei pensa che lo stesso onorevole Oliverio, no, definisce la tassazione IMU, e poi accompagnata poi da tutti quelli che la legge l'hanno promulgata, l'hanno ideata e l'hanno fatta passare in Parlamento, come iniqua, come ingiusta, come tutta da rivedere, però intanto gli agricoltori pagano, intanto è passata e ora ci sarà da fare una lotta incredibile per il futuro. Tenga presente che scade a marzo la zona in cui il ritardato pagamento non include appunto la necessità di sanzioni, a giugno riavremo il primo acconto. Quindi in un breve tempo, in un breve lasso temporale come questo, l'imprenditore agricolo si trova ad avere una tassazione veramente insopportabile. E certo non sarà possibile per tutti fare ricorso in commissione tributaria. Ma io guardi, io lo sto facendo, faccio causa pilota, so che Agrinsieme Sicilia a livello collettivo lo sta proponendo e io lo vado a dire a tutti. Sicuramente noi bisogna fare qualche cosa e sicuramente... Però anche quelle sono, quindi, sono tempi che si perdono, sono tempi che si perdono, sono spese, esatto, che si affrontano, che e magari un'azienda strutturata può permetterselo, un'azienda meno strutturata, un coltivatore diretto forse qualche difficoltà in più ce l'ha, o sbaglio. Ed è quello che mi dà noia, perché si approfitta del fatto che gli agricoltori stanno nelle proprie aziende a lavorare, si fidano delle proprie associazioni, si fidano della politica e poi si trovano, senza neanche accorgersene, perché molto spesso i pagamenti vengono effettuati direttamente proprio dalle associazioni stesse o dai commercialisti di cui dispongono, di aggravi fiscali che poi alla fine azzerano completamente la loro esistenza economica sul territorio. C'è stato un altro ostacolo che non è di tassazione ma che è di, come dire, di programmazione. Sì. Che avete dovuto affrontare e che state, immagino, ancora affrontando, perché non credo che sia tutto risolto, è quello del piano paesaggistico della Regione Toscana e di quei, come dire, limiti che poneva, e non so se ancora li pone, dopo che il mondo agricolo comunque si è mosso, perché evidentemente, e non solo il mondo agricolo, perché evidentemente, insomma, stabilire a priori su un piano quello che un agricoltore deve coltivare era veramente, mi pare, eccessivo, insomma, ecco, un limitativo anche della libertà di impresa, che è anche quella garantita, insomma. Ma guardi, io la trovo una cosa talmente assurda che ormai mi sono sprecato in parole, l'ho detto in tutti i consessi. Abbiamo anche come Confagricoltura promosso un ricorso al TAR e poi grazie ad un avvicinamento appunto del governo regionale l'abbiamo ritirato, però ciò non toglie che lo si ripresenti quando si dovesse appunto presentare l'occasione di farlo. Cioè, noi viviamo in un mondo globalizzato in cui entriamo in concorrenza con paesi che hanno dei costi risibili in confronto al nostro, organizzazioni e morfologie territoriali e aggregazioni anche del prodotto che ci schiaccerebbero se non riuscissimo a fare altrettanto. Abbiamo quindi necessità di libertà di impresa, di intraprendere, di modellare la propria struttura, la propria impresa a seconda di quello che è il tornaconto anche economico, ovviamente nell'ambito e nel pieno rispetto di quello che è il paesaggio, che è bene, certo, di tutti. Ma se il paesaggio è così bello e è così meraviglioso e tutti ce lo invidiano e vengono da tutta Europa e da tutto il mondo a visitarcelo, non è grazie ai
burocrati della Regione Toscana. È grazie agli agricoltori che negli anni hanno modellato, lavorato, manutenzionato e ben tenuto tutte le loro aziende agricole. Quindi io credo che debba essere appannaggio dell'agricoltore e del mondo agricolo la scelta di come impostare la propria azienda. E già in un mondo di ristrettezze e di rigidismi, se se ne aggiunge un altro, che tra l'altro è costato diversi milioni di euro e ha comportato che oltre 30 tra accademici, funzionari regionali se ne occupassero per oltre un triennio, io credo che appunto se invece di occuparsi di queste cose, a mettere lacci e lacciuoli alle imprese che già sono veramente frantumate e hanno grosse difficoltà di permanenza sul mercato, questi soldi si investissero sulla promozione, sulle infrastrutturazioni o su altri settori, sicuramente per il mondo agricolo ci sarebbe più beneficio. Come sta venendo fuori, vi soddisfa o comunque... Eravamo riusciti a ottenere un emendamento, ora non voglio entrare troppo nel tecnico, che però è stato disatteso proprio 2 settimane fa, in cui i vincoli diventavano osservazioni, non diventavano vincolanti, e quindi i piani territoriali, i piani comunali avrebbero avuto minore rigidità nell'applicazione dei vari iter burocratici o delle varie concessioni a vario titolo. Purtroppo è stato disatteso e quindi noi ci siamo anche su questo riattivati. Adesso credo che la cosa slitti perché è una patata molto bollente, sicuramente ci sono stati anche dei conflitti all'interno del Partito Democratico, sicuramente l'assessore Salvadori e il governatore Rossi in più occasioni hanno dimostrato anche una certa collisione con l'assessore Marson, e quindi io credo che piano piano con la compartecipazione di tutti si riuscirà forse, spero, altrimenti ricorreremo a tamponare un danno, a mitigare veramente quello che erano, cioè, i danni. Il decreto sblocca Italia, c'è il decreto regionale blocca Toscana, cioè voglio dire, lo facessero tutti, fosse dappertutto uguale, ma noi entriamo in conflitto anche a livello nazionale con regioni che tutti questi orpelli, tutte queste limitazioni non le hanno, e quindi voglio dire, ma che senso ha irrigidirsi ulteriormente e rigidizzare appunto le normative soltanto in Toscana, quando poi entriamo in collisione con altri territori limitrofi che tutte queste rigidità non le hanno? Cioè dal punto di vista imprenditoriale è illogico, ma molto spesso il punto di vista politico non è simile a quello imprenditoriale. Siamo in chiusura, ma non posso non farle questa domanda, perché comunque ultimamente se ne dibatte un po' di meno, ma credo che il problema non sia risolto neanche questo. Parlo degli allevamenti e degli attacchi dei predatori in particolare. Anche da questo punto di vista ci sono in corso i famosi progetti, i LIFE, e tutto quello che è stato messo in campo dal sistema pubblico per poter osservare e contrastare per quanto possibile il fenomeno. Come sta evolvendo la situazione? Ma guardi, su questo ho due anime. Un'anima negativista, perché mi rendo conto che il fenomeno si sta esponenzializzando, cioè non si è ridotto, e un animo positivo. Cioè gli attacchi continuano. Gli attacchi non solo continuano, ma aumentano. Però mi rendo anche conto che dal punto di vista, e questo lo dico anche a discapito mio che sono allevatore zootecnico, che ha subito anche danni, effettivamente sia come provincia di Grosseto che come regione toscana molto sia stato fatto. Abbiamo riconosciuto il danno diretto ed indiretto con il piano strategico regionale, abbiamo ripermesso la possibilità di attuare cimiteri aziendali all'interno delle proprie aziende, generando quindi una riduzione dei costi cosiddetti indiretti. Il problema era proprio questo dei costi. Sono tutte misure, diciamo, che a livello sia provinciale che regionale sono state messe in campo, ovviamente attingono a risorse pubbliche. Purtroppo il risultato non sembra dare ragione a tutti gli sforzi che sono stati fatti. Comunque noi bisogna continuare. Io credo che prima o poi bisognerà di nuovo tornare a riparlare della deroga alla normativa Habitat, perché vedendo anche quanto sta avvenendo in Svizzera, in Francia, in Svezia, in Norvegia, in Spagna, quando si ravvede che esistono una moltiplicazione del patrimonio predatorio e un correlato danno oggettivo agli allevamenti, si procede agli abbattimenti e di contenimento. Ovviamente in Italia non se ne può parlare, perché siamo un paese tutto a modo suo, dove proprio sotto Pasqua stanno partendo le campagne criminalizzatrici nei confronti di chi consuma la carne di agnello, con la Brambilla che ha una nutria in braccio e che fa le sue campagne anti-consumo carne di agnello. Siamo in questo paese, questa è la grande difficoltà, ma io credo che come provincia di Grosseto, anche con il nostro onorevole Sani, e come Regione Toscana si sia affrontato a tutto tondo il problema, anche in sinergia con le associazioni ambientaliste, ahimè non risolvendolo, anzi purtroppo i dati dimostrano che si sta ulteriormente aggravando. Quindi bisognerà continuare a lottare.
Io la ringrazio di essere stato con noi, di averci aiutato un po' a capire come si sta muovendo il mondo agricolo, come si sta cercando di affrontare i tanti ostacoli, più che superarli in questo momento, proprio affrontarli, perché sono tutti lì davanti e mi pare di capire che ancora ci sarà da fare, da lavorare molto. Certo. Ringrazio Vivarelli Colonna, ringrazio chi ci ha ascoltato e seguito da casa e l'appuntamento al prossimo Pagina 9.